Bella ragazzi, sono Pulsar, benvenuto a un nuovo video di Da Nabbo a Pro. Facciamo una brevissima intro per ringraziare Leone Tigre, H. Alfio, per il disegno che ci ha mandato, eccolo, grazie Alfio. E ringraziamo anche Frax, un nuovo iscritto super attivo nei commenti che ci sta dando molti consigli utili, continua così, grazie Frax. È davvero grazie a quelli come voi che riesco a trovare la forza di fare altri video e continuare questo canale, quindi grazie. Mi scuso poi se la scorsa settimana non ho pubblicato video, ma ho streamato molto più del solito, quindi se ancora non mi segui su Twitch e non mi vedi caricare video, ricordati che qua nella descrizione c'è il mio link su Twitch, probabilmente mi trovi là. Ma veniamo al video. Il video di oggi ci servirà a diventare molto bravi con l'edit a editare, allenando la nostra memoria muscolare con alcuni brevi e utili corsi che miglioreranno sensibilmente le nostre abilità di editing. I tre corsi che vedremo nei prossimi minuti ci aiuteranno ad allenare ogni possibile edit che ci troveremo a fare in partita e impararli ci darà risultati incredibili. Big shout out, questo video è interamente ispirato a un video di due youtuber formidabili che si chiamano The Gamer Couple, che spiegano questi corsi in inglese, e non avendo trovato nulla di simile in italiano, ragazzi, ho pensato di portarlo anche nella nostra lingua. Ricordate però che i crediti di quanto detto vanno a loro e metterò il link al loro canale di YouTube, molto figo, se capite d'inglese ragazzi guardatelo, nella descrizione qua sotto. Sigla! Allora, innanzitutto per ogni corso ci sarà una versione semplice e una avanzata, quindi prendetevi il vostro tempo, fate quello che vi riesce meglio, cercando di migliorare con la velocità mano a mano che provate. Per la versione facile del primo corso dovete mettere un muro seguito da una rampa e due pavimenti di seguito sopra, come vedete qua. Ripetete per 4 volte e siete pronti ad allenarvi. Per realizzare la versione avanzata è sufficiente mettere una piramide sopra i pavimenti, ogni due pavimenti a partire dal primo. Questo renderà il tutto più lento e più difficile, ma è fondamentale per migliorare con la nostra velocità di editing. Come potete vedere, io devo ancora lavorarci un po', tanto che vi ho messo solo la versione in cui lo faccio lentamente, perché quella in cui lo faccio veloce era inguardabile. Mi raccomando, state attenti a non tirare le craniate al cono, come faccio io qua nell'ultimo pezzo, perché se iniziate a editarlo troppo tardi, non riuscirete a mandare a buon fine l'edit e dovrete tornare indietro. Ed eccoci al secondo corso. Questo ci servirà per allenare la velocità con cui editiamo il muro o dividiamo a metà le rampe per cogliere di sorpresa i nostri avversari o uscire il più veloce possibile da un 1x1. Per la versione facile di questo corso basta posizionare una rampa, lasciare uno spazio, posizionare un muro, lasciare uno spazio e così via, ripetere 4 volte almeno. Dopodiché siete pronti all'allenamento, che è quello che state vedendo in questo momento. Per realizzare la versione avanzata di questo corso sarà sufficiente non lasciare spazi tra le rampe e i muri. Questa versione è molto difficile da fare velocemente, come potete vedere faccio una certa fatica anch'io, ma è incredibilmente utile per migliorare la velocità e la precisione degli edit, ragazzi, credetemi, provatela un po' e migliorerete un sacco. L'ultimo corso che vedremo oggi si basa sulla capacità di ruotare rampe già posizionate, capacità che se usata bene in molte situazioni può dare un incredibile vantaggio. Per la versione semplificata basta mettere una rampa con sopra un pavimento, lasciare uno spazio e ripetere 4 volte. Ricordatevi che per editare una rampa non è necessario collegare i due blocchi centrali, ma è possibile collegare il blocco dove volete che ci sia la base della rampa con uno qualunque degli altri tre. E avrete già girato la rampa così. Ed è molto importante perché questo vi porterà a percorrere molta meno strada col mouse e ad essere molto più veloce nell'edit. Il bonus, chiamiamolo così, di questo corso è che una volta terminato può essere ripetuto al contrario fino a 3 volte se ci spostiamo dalla parte giusta. Per la versione avanzata di questo corso dovremo solo connettere le parti superiori con pavimenti extra. Questo ci aiuta ad aumentare la reattività per editare il prima possibile quando ci troviamo davanti la rampa al contrario. Come potete vedere, anch'io devo migliorare ancora molto con questi corsi, ma sono convinto che siano veramente utili e già solo dopo qualche minuto ho iniziato a notare miglioramenti.
Vi consiglio, una volta fatta la mano, di mixare un po' come volete questi corsi per non rendere le cose noiose, magari crearne uno tutto vostro. Ringrazio ancora The Gamer Couple per aver reso popolari questi allenamenti e ricordo che il link al loro canale è in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate del video e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto di cliccare su quella grassa campanellina, se no YouTube non vi dice che io carico i video. In più, se non l'avete ancora visto, vi consiglio di vedere il mio ultimo video di Danabo a Pro con le 5 costruzioni essenziali. E niente ragazzi, da Pulsar è tutto, al prossimo video, ciao bella!